Martedì 14 maggio, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Occhio ai giornali, in diretta alle 7.30. Benvenuti. Partiamo subito dal Santo del Giorno, poi Il Tempo e i giornali. Il santo di oggi la chiesa ricorda San Mattia Apostolo. Il sole è sorto alle 5.43 e tramonta alle 20.26. Il tempo: avremo ancora diffuse e continue precipitazioni insistenti sul settore alto, collinare e montano di tutta la regione Marche. Il limite delle nevicate sarà attorno ai 1200 metri. Le temperature sono ancora in diminuzione. Vediamo il tempo per domani, mercoledì 15 maggio. Ancora tempo perturbato: con precipitazioni diffuse nelle zone interne e sparse altrove, anche a carattere di rovescio. e fenomeni Saranno in esaurimento nel corso del pomeriggio di domani sulla fascia collinare e costiera. Ancora temperature della notte in diminuzione mentre quelle del giorno le massime aumenteranno eh, lievemente, ancora un po' di vento lungo la costa. Giovedì, giovedì il tempo non migliora, continua a piovere eh, su quasi tutta la regione ad eccezione della costa pesarese e quella san benedettese, ma eh, durante le ore centrali avremo rovescio temporali eh, sulle zone eh, interne e fin sulla collina. E dopo il temporaneo miglioramento che è previsto per la giornata di venerdì, eh, ci sarà una nuova saccatura atlantica nel Mediterraneo occidentale, che favorirà l'instaurarsi di venti di garbino per la giornata di sabato, seguiti da un peggioramento per quella di domenica. Insomma, bisognerà ancora attendere. Uh, per avere giornate stabili, soleggiate, che facciano insomma, uh, pensare all'arrivo dell'estate. Però va anche detto che uh, queste piogge, magari non proprio così abbondanti, ma insomma sono piogge che servono proprio per affrontare con più tranquillità l'estate, le riserve i bacini vanno riempiti d'acqua e non eh, di aria di conseguenza c'è bisogno anche della pioggia, però non magari è così eh, imponente e tutto in una volta. Allora, di questo parlano i giornali degli allagamenti, delle frane, del fango, dei danni anche per questo diluvio di maggio Esondano il metauro, la zilla e il candigliano sulla gola del furlo, scrive il Corriere questa mattina nell'edizione di Pesaro, tengono invece gli argini del foglia. E poi a centro pagina invece c'è stata una manifestazione nella sala storica eh, del Corriere Adriatico, la settima edizione del trofeo che porta il nome del quotidiano e la Vispesaro fa il pieno di premi. Lazzari top player della eh, C, quindi colui che ha segnato più gol eh, in tutta la Serie C, riconoscimenti anche per Sar e Sosa del Fano. Però si parla in primo piano, in prima pagina anche della decisione, eh, poi l'ufficialità arriverà entro il 19 di maggio, si deciderà entro il 19 di maggio, però la decisione di chiudere il tunnel del Gran Sasso. Ebbene, se così fosse eh, dalla mezzanotte del 19 maggio, eh, se la galleria del Gran Sasso nel cuore dell'Abruzzo verrà chiusa per decisione di Strada dei Parchi, che è la concessionaria delle autostrade A24-A25, ci saranno inevitabilmente delle ripercussioni anche nella regione Marche che in pratica si traduce con l'ennesimo duro colpo alla viabilità, con Roma che, si, che sembra farsi ogni giorno più distante anche. Eh, ma anche un problema di sovraccarico della via, viabilità ordinaria. E tant'è che il presidente della regione Ceriscioli presenterà oggi una mozione in consiglio per prendere posizione contro questa ipotesi. Ecco invece la pagina del resto del canino di Pesaro. Ovviamente la fotonotizia è per il diluvio, il diluvio che eh, c'è stato anche nella giornata di ieri, due giorni di pioggia, il foglia sfiora l'esondazione, danni e disagi in tutta la provincia. Poi, sempre in prima pagina, la febbre per l'arrivo del Giro d'Italia a Pesaro, appuntamento giovedì, intanto è stata organizzata una bici gigante disegnata in piazza del popolo, poi le grane per il candidato leghista che si inguaia a Urbino con il QQ. Clan. E poi ancora le, la Pica, la fabbrica pesarese dove si riaccende la speranza per i lavoratori, convocato per il, set, il 27 eh, prossimo al Ministero eh, del eh, Lavoro, eh, de, dello Sviluppo Economico, il tavolo della eh, crisi. Poi la storia di una donna eh, perseguitata eh, nel quartiere di Sant'Orso a Fano dal vicino che però è stato assolto. Per Di Maio invece il vice premier che oggi sarà a Fano eh, ci sarà un maxi schermo al Masetti, ladri maldestri, fulgo, furgone a riete, eh, a Gradara i ladri eh, sbagliano vetrina, sfondano una vetrina ma era quella appunto sbagliata. A Fano si è parlato già da ieri mattina presto quando abbiamo lanciato per primi la notizia con tanto di fotografie del crollo del ponticello provvisorio eh, per eh, passare dall'Ido all'Arzilla, eccolo qui il ponticello che ieri notte e eh, l'altra notte è crollato eh, dopo, dopo l'arrivo la, la, della piena eh, sull'Arzilla, ebbene crolla il ponte provvisorio, titola il Corriere De Flagra la bagar politica. Spazzato via il camminamento alla foce dell'Arzilla, il comune dice già chiuso, era stato già chiuso da uh, domenica. E dicevamo eh, delle critiche, critiche sui tempi del nuovo guado, pronto forse a luglio. Il Metauro eh, poi ieri è stato un osservato speciale, stava salendo eh, tantissimo, per fortuna a parte qualche eh, esondazione per il resto non ha. Eh, non ha creato grossi danni. In questo articolo, a riguardo del Ponticciolo, c'è l'intervento di Minardi della Regione che Dice che i ritardi eh, ci sono stati per il, per il meteo, è stato eh, evitato l'effetto tappo perché era stata tolta già la passarella, era rimasta soltanto la breccia sotto, quindi quella una volta portata via dal, mar, dal fiume eh, ha garantito il regolare deflusso eh, del, dell'acqua. Ma dicevamo della bagarre politica: il Movimento 5 Stelle che dice si sì, parla ancora di 45 giorni lavorativi, ma sicuramente ne serviranno altri. Per collaudare poi la nuova struttura e l'agibilità, quindi è impossibile che sarà pronto prima della stagione estiva. Se tutto va bene, arriveremo a luglio inoltrato, prevede Ada Romiccioli del Movimento 5 Stelle, che paragona l'intera vicenda ad un colpo di tosse che Seri, il sindaco uscente, ha fatto trasformare in polmonite, mentre per la Lega si è trattato eh, di improvvisazione. E anche il resto del Carlino con le fotografie eh, pubblica la notizia eh, sul maltempo e in particolare sul crollo della passerella aperta soltanto un mese fa, non ha retto la mareggiata la foce dell'Arzilla e poi l'erosione eh, che eh, ha provocato rabbia e disagi. Anche in Sassonia, vedete qui invece il sottopasso del eh, Lido come sempre allagato. E poi eh, Matteo Renzi, uno dei concessionari di spiagge, quello dei Bagni Carlo, dice: Senza le scogliere le nostre spiagge sono letteralmente in balia delle onde. E poi la Fogliense, allagata che è stata anche chiusa nel tratto tra Borgo Massano e eh, Cagallo, mentre sull'altra pagina. Di Fano del resto del Carlino, anche qui il nuovo ponte. Non prima di luglio, operatori sono in allarme, ritardi nell'avvio dei lavori, ma la Regione dice che manterremo i nostri impegni. Secondo gli annunci, il nuovo ponte definitivo tra Lido e Arzilla doveva essere pronto entro la fine di maggio, ma il via libera è stato dato solo tre giorni fa e i lavori dovrebbero durare almeno un mese. Questo è il rendering, è un po' spartano, ma comunque rende l'idea di come dovrebbe diventare questo uh, punticello che darà la possibilità poi a tutti di passare da una sponda all'altra. Si tratta di un attraversamento ciclopedonale largo due metri e mezzo e più alto rispetto a quello attuale, di circa 30 centimetri. Costerà 100.000 euro e questi soldi saranno tutti pagati tutti a carico eh, della regione. Poi si parla anche di un casellino a Fenile per bypassare la statale, la proposta del PD per migliorare i collegamenti con Pesaro ed eliminare il traffico cittadino, proporremo ad autostrade il pedaggio gratuito da e verso il capoluogo. Esondano il bosso, Burano, Metauro, paura a Cagli e Sterpeti, allerta alla diga Enel del furlo. E qui il resto del Callino eh, propone alcuni scatti fotografici dove per esempio, come potete leggere anche da voi dalla, eh, dal televisore di casa eh, attraverso mh, le scritte in giallo, ebbene qui siamo a Cagli, nella zona dell'ex tirassegno, sotto il Metauro a Sterpeti, ieri intorno alle 14.30, e sempre a Cagli, qui eh, sulla destra in Via Venezia. Insomma, tante situazioni che raccontano di un territorio ieri che insomma, ha dovuto fare i conti con eh, tanta pioggia e eh, naturalmente con disagi che proseguiranno anche nelle prossime ore. Resistono gli argini del foglio, siamo di nuovo sul Corriere Adriatico, allarme rosso in Via Toscana nel tardo pomeriggio, sospiro di sollievo dopo la piena del fiume Massima allerta invece nella zona industriale: il vento spazza il lungomare con spiagge invase da tronchi e detriti. Crolla un albero davanti alla stazione. Esondazione sfiorata a Pesaro per soli 30 centimetri, il Foglia in via Toscana ha toccato l'argine. Animali. Evacuati è stato eh, lanciato un appello anche sui social per eh, togliere gli animali vicino all'argine. E paura dicevamo per un albero che si abbatte alla stazione del treno. è in apertura, se volete vederlo, eh, questo albero in apertura sul nostro sito internet occhianotizia.it. Caduti fino a 200 mm di pioggia e freddo super. Solo giovedì tornerà il bel tempo. La bora ha soffiato eh, sopra i 60 km. Orari. E poi ancora altre eh, fotografie, per esempio eh, qui siamo di nuovo sul coro adriatico, sommerse le marmitte dei giganti, il complesso geologico detto delle marmitte dei giganti a San Lazzaro di Fossombrone è letteralmente scomparso sotto la piena del Metauro, distrutte invece le piantagioni di ciliegie a cagli. Chiusa la provinciale Flaminia nel tratto all'altezza di Cantiano per allagamento, il fiume Candigliano esondato all'altezza della Gola del Furlo, mentre si sono allagate alcune strade cittadine per l'esondazione del Burano. E... Crolla un albero sulla Strada Rossa, a Fermignano, il fiume Tauro che attraversa la città, ha tenuto tutti in allerta eh, ieri ed è stato monitorato a vista, i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un albero caduto a Calpino, in fondo a, a Strada Rossa. E anche qui, mh, sulla pagina 3 del Corriere, insomma, questa è la fotografia di Cantiano, allagata dall'esondazione del Tenetra e del Bevano, eh, insomma eh, anche Cantiano ieri... Tutti a guardare eh, questi corsi d'acqua che eh, insomma, erano piuttosto impetuosi. Anche a Senigallia la pioggia ha eh, tenuto col fiato sospeso in tanti, ricorderete eh, la decisione del sindaco Mangialardi eh, l'altro giorno, lunedì, di tenere il, eh, le scuole chiuse, per oggi. Per oggi eh, lo stesso, poteva essere stata presa la stessa decisione, poi alla fine hanno deciso, visto il miglioramento meteo, di tenerle aperte. Dunque la pioggia non blocca più le lezioni, questo è il titolo, scuole riaperte, monitorati i fiumi, Mise e Cesano sott'occhio, Mangelardi dice certo con un'allerta arancione, devi essere pronto. E adesso, anche se qui c'è un riflesso per quanto riguarda il maltempo, eh, salta la piazza per eh, Di Maio, che è dunque dirottato al chiuso, al coperto, per non rischiare la pioggia, al cinema teatro Masetti. La capienza sarà di 300 persone, ma ci saranno dei maxi schermi. Stasera alle 20 c'è dunque il comizio del vice premier che, come dicevamo appunto, dalla piazza 20 settembre si sposterà all'ex cinema, eh, cinema Masetti. Poi, sempre sul eh, resto del Carlino, zero sorprese: eletto Giorgio Gragnola come nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che succede a Fabio Tombari. E anche qui il Corriere Adriatico dà ampio spazio. Alla elezione di Giorgio Cagnola, che dunque è stato eletto ieri pomeriggio secondo le previsioni annunciate dal Consiglio generale dell'Ente e resterà in carica secondo le nuove norme dello Statuto per i prossimi quattro anni, eh, Giorgio Cagnola, che è un fanese di nascita, esercita dal 1987 la libera professione di dottore commercialista con indirizzo fiscale, tributario, societario e di assistenza alle imprese per il processo di internazionale. Nazionalizzazione. Insomma, è una figura di eh, tutto rispetto l'elezione è stata ufficializzata e questa è la fotografia tra Fabio Tombari, Vittorio Rosati e appunto Giorgio Gragnola. E adesso invece torniamo sul resto del casino per il titolo di questa notizia che troverete a pagina 17. Una eh, donna che è finita nel mirino eh, di, un, di un uomo, di un vicino di casa, tutto è nato per un, eh, per un parcheggio, una lite che è iniziata per un parcheggio, poi si sono iniziati ad accusare. Lei dice ho denunciato, ma non sono stata eh, creduta. Lei è eh, una donna di 35 anni, sposata, madre di due figli, si chiama Francesca Natalizzi, consulente d'immagine. Eh, che racconta così il suo calvario. Ieri c'è stato il verdetto eh, accuse senza prove vere il giudice dà credito all'uomo. E poi il piano ferie di Marche Nord, tagli solo per la chirurgia, un mese di stop all'attività programmata, accorpamenti ma posti letto invariati, dunque eh, è pronto il piano ferie estive per il personale dell'azienda ospedaliera Marche Nord, a parte una fascia di blocco dell'attività chirurgica programmato, il quadro eh, non è allarmante, ieri il piano è stato presentato dalla direzione ospedaliera alle parti sociali, alla CGL Cisleville, si partirà da dal primo giugno fino al 30 settembre, con rimodulazione delle attività chirurgiche e eh, sanitarie. E adesso siamo in chiusura: ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, mh, quando ci sono gli eventi al Palasport, al Vitrifrigo, in questo caso Arena di Pesaro, eh, c'è sempre il problema, soprattutto per i residenti, coloro che abitano lì attorno al, al, Palazzetto dello Sport, al Palazzo dello Sport, delle auto in sosta. Auto in sosta che occupano mezza sede stradale. E questa volta la rabbia dei residenti si fa sentire anche attraverso questo articolo di giornale, i parcheggi sono vuoti, le automobili sono però in strada, ci vogliono maggiori. Controlli. E poi chiudiamo con la notizia di sport che riguarda tutto, tutte le marche, anche quelli che magari non seguono la pallavolo, perché questa sera la Lube, eh, che rappresenterà eh, appunto le marche con eh, Uh, la sfida alle 20.30 decisiva per il, lo scudetto di pallavolo di Superlega affronterà il Perugia uh, in casa degli Umbri e dunque ci sarà la diretta uh, per vedere questa, questa, questa bella partita di uh, pallavolo che uh, come sempre... Eh, insomma è avvincente perché stiamo parlando di pallavolo ad altissimi livelli. Bene, direi che è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, io mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi invito come sempre a segnalare eh, attraverso il nostro numero che vedete in sovraimpressione le, le cose che eh, avete attorno a voi e che pensiate, pensate possano essere utili per la nostra redazione. Grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio la Notizia.